Ciao a tutti, oggi proviamo a registrare una lezione con Google Meet. Google Meet in questo periodo ha una funzionalità nuova che ha messo a disposizione Google per tutte le scuole che hanno il servizio Google Suite e consente proprio di registrare una lezione. La prima cosa da fare è entrare nel nostro account di istituto, andare in alto a destra dove ci sono i 9 quadratini e schiacciare su Google Meet dove c'è il simbolo della telecamera. Sapete, se non lo trovate qua, potrebbe essere magari più sotto e sapete anche che queste applicazioni si possono comunque spostare. Quindi entriamo. Partecipa a una riunione. Continua. Telecamera si sta preparando. Eccoci qua. Partecipa. A questo punto si apre la scheda con le informazioni di accesso da inviare agli invitati al Meet, ma a noi non interessa perché noi vogliamo registrare una lezione in questo caso. Quindi chiudiamo e andiamo nei tre puntini in basso a destra dove troveremo proprio l'opzione Registra riunione. Eccola qua, ed è offerta da Google fino a luglio. Permette di registrare dei video che saranno poi caricati sul nostro Drive e saranno comunque disponibili anche dopo luglio, quindi per sempre. Dunque, registra riunione. Dal momento che noi clicchiamo su registra riunione, si apre questa scheda che chiede il consenso, perché se si vuole registrare dei ragazzi bisogna avere il consenso comunque di tutti i partecipanti, quindi in questo caso dei genitori, ma a noi non interessa perché noi non invitiamo nessuno e quindi accettiamo. Siamo soli nell'aula di conferenze e non ci resta ora che registrare. Bene, a questo punto noi possiamo iniziare a parlare perché tutto quello che faremo, la nostra lezione, le nostre spiegazioni verranno registrate. In alto a sinistra c'è il simbolo della registrazione, quindi posso registrare una lezione così solamente parlando, oppure posso andare a condividere lo schermo nella presenta ora, quindi condividere tutto quello che c'è nel mio schermo. Di conseguenza posso andare ad aprire un'altra scheda e spiegare il lavoro che mi sono già preparato in precedenza. Posso per esempio fare una lezione di inglese mettendo i sottotitoli, attiva sottotitoli, che sono però solo in lingua inglese, andando sui tre puntini, attiva sottotitoli. Bye bye! Thank you! Bene, quando ho terminato la mia registrazione, vado di nuovo in basso a destra, nei tre puntini, interrompi la registrazione. A questo punto non mi resta che aspettare. Dopo circa 10 minuti sul mio Drive, come per incantesimo, comparirà una cartella con scritto Meet Recordings, all'interno della quale ci sarà il mio video, il mio primo video registrato con Meet e poi successivamente anche gli altri. Nello stesso tempo mi arriverà un'email che mi confermerà che la registrazione è stata caricata. A questo punto i video caricati in MP4, in formato MP4, potranno essere condivisi in Classroom oppure attraverso un link condivisibile. Lezione con Meet terminata.